si prende, lui si prende il panino, alle pranzo non mi riprende, tanto non è valida, perciò anzi ti potrei dire due parole ora che ti puoi tagliare tutto alle pranzo. Allora, me ne fatti, ti prendi il panino e l'apri l'altro, una volta ti tagli il panino ti levi il cappello sopra il panino, ti lo svuoti dentro, il panino vero con l'apri l'altro deve essere un po' vuoto dentro, ci deve tipo le pignè con l'aria dentro. Tu prendi subito la rosetta, tu prendi o rosetta, anche la chiamano anche la amichetta e la chiamano anche tipo la tartaruga. È sempre la rosetta, un romaiolo di brodo fatto come dico io, non un romaiolo d'acqua calda, un romaiolo di brodo concentrato, c'è un modo di lavorare per fare concentrare il brodo, io lo so fare, io non te lo dico, intanto non te lo dico, ricordati, un romaiolo di brodo subito dentro il panino, perché subito la prima operazione da fare? Perché intanto il panino si deve ammorbidire, quando ti arriva in bocca, che a parlarne c'è la guarda, ti deve arrivare in bocca un panino morbido, tenero, gustoso, dietro un pezzo di pane secco da una parte e mencio da quell'altra, dal secco si va al mencio, uniforme. Poi tu prendi l'amprodotto bello caldo della pentola, tu lo tagli velocemente, perché se tu lo tagli piano, se sei un coglione, ci sarebbe bello vedere uno in cucina che ce la sa fare, perciò lo fa allenare, quindi lo fa le cose. Poi tu metti il panino a bollore dentro, prendi il lampredotto con le mani, con i guanti, tu lo metti dentro questo panino che nel frattempo si è imbuso dal brodo e tu ce lo pigi dentro, cacchio, no cazzo, cacchio, tu ce lo devi pigiare, tu gli devi far vedere che il lampredotto tu ce lo metti, no un ciuffino di lampredotto a miseria, dico bene, e metticelo. Poi tu prendi il coperchio del panino, il cappellino, te lo bagni con il brodo e tu ci metti tutto quello, un bel sacchettino di plastica igienica, una salvietta sotto e un piattino. E la salsa verde? La salsa verde e la salsa piccante. No, che ci metto il tabasco, io te la devo fare da me, perché se ti devo fare un panino all'amprodotto e ti fa la salsa verde nella menù, mamma mia, te ne immagini che brodo ha fatto. E ti fa la salsa verde, l'altro giorno ho mangiato un panino all'amprodotto e la salsa verde, era un barattolo così da Sottoli. L'aveva fatta lui, non so se l'aveva fatta lui, metà olio e metà salsa, la girata con un cucchiaino, ma poi la salsa verde non ce l'ha messa sopra, non si vede niente, la salsa verde è quella bella salsa verde consistente, cremosa, densa, soda, che si vede poco, che olio. Poco ci deve essere l'olio, non deve essere unta, l'olio ma non unta, e ci vuole la salsa verde, un bel cucchiaio di salsa verde ce la sento, o il piccante fatto da me, piccante di quello buono, se non tu sai queste cose poi fa poco. Mi sono spiegato, e seconda mancia accanto il rigatone sul lampredotto, soltanto lì per quei piatti di rigatoni così, super conditi con lampredotto, giù la vuoi parmigiano? Sì, tieni, parmigiano. E viva, un bicchiere di vino accanto. Ecco, questi. Questi sono alcuni dei piatti che troverete alla paninoteca dello Scudiero, no, di fronte alla locanda del capitano. Ho sbagliato proprio tutto. Però scusa un attimo, visto che abbiamo Arrigo, dopo un panino di questo genere, la morte sua sarebbe una fetta di torta alle mandorle. Però ce la fa, che gelato ci suggerisci? Un bel gelato di frutta però, Te ne pulisci la bocca, la bocca sì, andrebbe bene. Frutta di stagione, melone, pesca. Ottima. E se no frutti di bosco a tenere. No, io ci metterei un mettino. No, ci metterei qualcosa, ci finisce proprio di tutto. Ciao, grazie. Ciao. Vi aspetto al locale nuovo, venite perché è bellissimo. Si mangerà male, però è bellissimo. Peggio di qui. Poi c'è lì a destra. Insomma, capito? Per me è importante un panino all'ampredotto che ho creato abbastanza, insomma, come trovi il dottoressa, consistente. Ci vuole qualcosa, un gelato che ti pulisce, al limone, a frutti va bene. Senti, Leonardo. Chiudi un attimo. Chiudi un attimo, devo dare fuori onda. Chiudi un attimo.